Warnertag in Germania, questo giovedì alle 11 del mattino. Il primo giorno di allarme dalla caduta del muro di Berlino è stato però un mezzo flop. In molte zone della Germania non si è sentito niente, nessuna sirena, e anche l'applicazione governativa per cellulari non ha funzionato a dovere. L'obiettivo è quello di familiarizzare la popolazione con i sistemi d'allarme e prepararla meglio a situazioni di pericolo come catastrofi naturali, minacce terroristiche o incidenti chimici. Il presidente della protezione civile: vogliamo sensibilizzare le persone, le minacce aumentano, bisogna prepararsi e questo include anche affrontare il tema. In molti luoghi della Germania però le sirene non ci sono più o non funzionano. Oltre alle sirene e agli annunci degli altoparlanti dovevano essere testate anche le moderne opzioni di avviso per le situazioni di disastro, come l'applicazione governativa per cellulari Nina. Ma ha funzionato male, facendo scattare l'allarme addirittura con mezz'ora di ritardo. Spiega la giornalista di Euronews Jessica Salz. Qui a Berlino è rimasto tutto tranquillo alle 11, perché dagli anni 90 non ci sono più sirene nella capitale. Berlino è troppo densamente popolata per questo, non si potevano avvertire i pericoli con sufficiente precisione. Anche le app di avvertimento non hanno funzionato bene, quindi bisogna continuare a provare. La giornata d'allarme nazionale si terrà ogni anno, il secondo giovedì di settembre.